Ma tu ti stai rendendo conto di quello che è successo? Sì. Ma tu ti stai a rendere conto di cosa dobbiamo parlare? Sì, in effetti io non ci credevo più ad una eventuale fine in questo senso, perché sembrava veramente tutto fatto, sembrava che la storia d'amore tra Messi e il Barcellona dovesse continuare, e invece ragazzi ci ritroviamo così da un giorno all'altro a parlare della fine. Della Della fine, fine, della perché alla fine. storia tra Messi e il Barcellona. In questo contenuto ovviamente andrà ad esprimere il suo parere in merito su tutta la situazione, motivo per cui vi Vi salutiamo salutiamo, ciao ragazzi, immediatamente. ben ritrovati a Mi tutti. raccomando, mi piace per supportare i nostri contenuti, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Abbiamo anche un secondo canale YouTube di calcio parallelo a questo, è un terzo canale YouTube non di calcio, trovate tutto in descrizione o semplicemente cliccando qui. Qui, veramente Messi. non so, non riesco ad immaginarmi Messi con un'altra casacca che non sia quella Ma o del ci avevano Barcellona. anche abituati all'idea. Allora, Perché fino a qualche tempo fa, per tutto quello che era accaduto, sì. c'è stato un periodo, un lasso di tempo in cui ormai tutti ci avevano fatto il callo Ok. e avevano pensato, ok, Messi non sarà più del Barcellona, andrà da un'altra parte, no? E abbiamo iniziato a ipotizzarlo un po' dappertutto. E ok, Ma però se poi. ci pensi, allora un conto è che se ne parla, ma manca ancora qualche tassello L'hai al visto? Aspetta. L'hai completamento visto il dell'opera. comunicato ufficiale del Barcellona? Tu No, devo dirti la verità, non l'ho visto. quindi hai letto su Sky? Oh, sì, esatto, ho letto le notizie riportate da vari. Io ho visto il comunicato ufficiale del Ok. Barcellona, lì sono rimasto a bocca aperta perché nel pomeriggio era uscita l'indiscrezione de L'indiscrezione. Marca riportata da più testate. Sì, E uno esatto. lì per lì dice, vabbè, fino a che è l'ennesima indiscrezione, ormai De Messi se ne parla di continuo, magari l'hanno fatta per vendere i giornali e poi domani rinnoverà. Sì, esatto. Qualche un'ora dopo. 20 minuti Arriva il dopo, comunicato comunicato. ufficiale del Barcellona, Messi non proseguirà praticamente la propria strada con noi. No, è incredibile, ma per il semplice fatto che ti stavo dicendo, un conto è che se ne parla e tu inizi a pensare ad un eventuale trasferimento del giocatore, ma poi finché non accade la cosa Realmente, concreta, mo è ufficiale, regà, mo è cioè che ufficiale. proprio dici, ok, adesso me lo devo immaginare con un'altra maglia, non ce la fai. Ti L'aria manca qualcosa, da amante del calcio è vero, ti assolutamente manca un sì. pezzo, dici, ma veramente sta succedendo? Cioè, è possibile che Messi sta cambiando squadra? E soprattutto, dove andrà adesso? Dove andrà? Ne parleremo in un video interamente dedicato in cui Certo. tu andrai ad esprimere il tuo parere, magari Sì. faremo anche il Toto scommesse ed Esatto. io andrò ad esprimere il mio. La maglia del Paris Saint-Germain in questo momento è puramente casuale, è una delle. No, no, è casuale, non Ok. sapevo che mettermi, quindi Va ok. Ma bene. non è detto Paris Saint-Germain, ne parliamo Ne parliamo per in un altro video, in un altro video certo. dedicato. Certo. Anche le motivazioni che alla fine hanno portato Messi a. Ad allontanarsi da casa. Assolutamente sì, Ad ma in allontanarsi da casa. realtà diciamo che è una situazione ancora un po' Un po' intricata, perché nebulosa, c'è ma chi dice una cosa, c'è chi ne dice un'altra. secondo me non è solo un fattore che è stato determinante in tutta questa vicenda, ma è una serie di fattori. Vuoi? Sembrava destino ormai, praticamente. Sì, forse sì. Forse era una cosa che doveva solamente accadere e stavamo solo aspettando la concretizzazione di tutto questo epilogo, perché comunque era già nell'aria da parecchio tempo. Poi Messi sembra che si sia rabbonito con il Barcellona. È come se avesse perdonato il Barcellona Dopo tutto quello dopo tutto che quello che è l'ex successo. presidente gli ha fatto. Dopo tutto quello che è successo, ma poi purtroppo si sono scatenati altri fattori. Vuoi la situazione economica non certo rosea del Barcellona, vuoi il cosiddetto salary cap, se così lo possiamo definire, imposto dalla Liga a tutte le squadre partecipanti, che quindi non permettevano al Barcellona di poter rinnovare Lionel Messi a certe cifre. Poi si vocifera pure che sia stato il Barcellona stesso ad aver trovato un accordo che è stato fatto Economico. valere per più di un mese con Lionel Messi. E poi al dunque. Tra l'altro, te fermo un Sì? attimo, sono riusciti a convincerlo a dimezzarsi lo stipendio. Quindi tu pensa per amore del Per amore del Barcellona che cosa ha Barcellona. fatto Messi, nonostante come è stato Esattamente. trattato nell'ultimo periodo. Esattamente, e solo che poi nel dunque, cioè nel momento clou di tutta la vicenda, quando era veramente ora di scrivere nero su bianco, arriva da parte del Barcellona l'ennesima offerta al ribasso per il giocatore. Quindi secondo me
È tutto un insieme di fattori che hanno portato a questo. Cioè, io ne parlo con ancora in maniera un po' astratta, cioè non riesco effettivamente a dare per fatta questa cosa, anche se A lo è. realizzare. Esatto, non riesco a realizzare questa Ma cosa. poi un calciomercato che sembrava completamente fermo. Nel Cioè, giro di un in un attimo, la attimo è. situazione Lukaku, la situazione Messi, alla fine pure la situazione Donnarumma. Se ci pensi, Sì, tutto dopo per gli europei. quanto sia stata una guerra fredda sto calciomercato, perché sembra non ci siano state, ma alla fine è uno dei calciomercato più clamorosi della storia del calcio. E questa operazione di mercato, tra virgolette, operazione di mercato, rimette tutto in gioco, perché non solo è la fine di un'era, ma parliamo del calciatore per palloni d'oro vinti più forte del mondo, perché è quello che ne ha vinti 6. Stiamo parlando del calciatore che ha vinto 6 palloni d'oro più di tutti nella storia, Unico della che storia. sta per cambiare club e da qualche parte deve pure andare. Ma soprattutto esce fresco vincitore della Coppa America, non dimentichiamolo, dopo aver portato, Vince il scusate, pallone d'oro da svincolato. No, beh, nel frattempo avrà cambiato club. sarebbe pazzesco, che però trascina l'Argentina alla vittoria della Coppa America. Magari in finale non è stato il solito Messi quello che l'ha portata però fisicamente fino alla finale. Quindi secondo me comincia questa stagione anche in una maniera, come posso dire, anche abbastanza carico. Col Barcellona la poteva cominciare già abbastanza carico proprio per via della vittoria in Coppa America, ma secondo me adesso, cambiando aria, nuovi stimoli, nuovo tutto, quindi secondo me potrebbe essere ancora più determinante, più del solito. Beato chi se lo prende. Posso lanciarti un'ultima provocazione? Roma! No, 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 no. Ok. Ma se ipotizzo, non credo, sarebbe una cosa clamorosa, la sto ipotizzando io così a caso. Sì. Ma se Messi decide di abbassasse ulteriormente l'ingaggio, La però sa. c'è stato il comunicato del Barcellona già, sarebbe il clamoroso sul clamoroso, ma non mi meraviglierei neanche di questo. Immagina. No, te posso dire, non mi stupirei neanche io, visti i tempi che corrono, non mi stupirei, però non vorrei che poi arriva l'unica squadra possibile che gli dice: guarda, io quello che vuoi te lo posso dare, vieni. E si conclude più facilmente del previsto. Non vorrei che Ma accada se c'è questo. sempre di mezzo il Barcellona, però Certo. se hanno deciso di diramare un comunicato ufficiale, Vuol dire che non non c'è c'è più nulla da sta più fare. assolutamente Ma nulla. secondo me ormai è questione che la corda sia spezzata, purtroppo, tra il Barcellona e Lionel Messi. Quindi anche volendo lo stesso Messi, pur volendo abbassarsi ulteriormente l'ingaggio, credo che lo faccia anche un pochino indispettito, forse anche tradito dal suo stesso ambiente che lo ha cresciuto e che lo ha reso quello che è oggi. Quindi ormai non sa più Forse da fare, secondo me, il sta cosa. Barcellona però con lui non è stato chiaro fino in Non fondo. sono stati chiari fino in Perché gli hanno fondo. fatto dimezzare l'ingaggio, ma alla fine, da quel che si è Non è capito, servito. non bastava. Forse il Barcellona era convinto di riuscire a convincere anche la stessa Liga ad una deroga su quello che dicevo prima, il salary cap, Non per credo, consentire perché a Messi. lo hanno detto più Lo volte. hanno detto più volte, però ho sentito proprio questa notizia e neanche tantissimo tempo fa, cioè parlo al massimo di una settimana fa, Sì, la Liga ha dove detto non se ne parla, non facciamo sconti a nessuno. comunque. Esatto. Quindi purtroppo la storia è questa e dobbiamo iniziare a pensare a Lionel Messi in un altro posto, in un altro ambiente, ma soprattutto in un altro campionato, perché io Non ci sinceramente posso credere. Lionel Non Messi ci nel Real posso Madrid credere. non ce lo vedo No. proprio, Allora, quindi facciamo così. Salutiamo. sì. Sì, salutiamo perché poi. Uscirà un contenuto in cui Bravissimo. andiamo ad ipotizzare dove potrebbe andare Ma anche Messi. Tutte le perché. probabili destinazioni, anche quelle più utopiche, Sì, esatto. e poi magari Inevitabilmente poi si deve parlare di mercato. Perché per entriamo quanto puoi poi analizzare. anche nel merito dei veri motivi che Sì. hanno portato a questa separazione in un altro contenuto dedicato. Va Mi piace, commentate, benissimo. condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram compreso, tutto in descrizione. Contenuti Contenuti consigliati. consigliati. Alla prossima, ragazzi, con un nuovo video. Ciao, regà!